Parliamo di civiltà. Si dice che il livello di civiltà di una popolazione, di una cultura, si misuri su come tratta le minoranze. Se noi guardiamo, vediamo che le minoranze in questa situazione sono ignorate, non ascoltate, denigrate. Sono vittime di generalizzazione, tutte quante messe in un unico calderone di adoratori di fake news, di ignoranti che non si fermano ai semafori o che pretendono di insegnare ai piloti come pilotare gli aerei. Vengono trattati come ingenui, non degni di alcun ascolto. C'è da dire che buona parte degli emarginati, di quelli in minoranza, ce la mettono tutta per essere trattati così, ma questo è un altro discorso. Il fatto che tra le minoranze esistano i dogmatici, gli invasati, i complottisti, i fanatici, non significa che non siano minoranze e che non vadano rispettate. Io mi ricordo che quando ero bambino mi vestivo da indiano. Quasi tutti i miei amici si vestivano da cowboy. Da allora la mia storia è sempre stata quella di essere in minoranza. Chiunque sia in minoranza sa cosa significa. Mi piacerebbe tanto che i signori che comandano, che hanno dalla loro parte uno spettro di fuoco impressionante, dalla grande finanza alle grandi aziende, ai grandi media, ai social, ai politici, agli scienziati, alla Chiesa. Provino a considerare cosa significa essere in minoranza. E provino a considerare che è dall'unicità che molto spesso nasce il nuovo, la genialità, la creatività. È dal reticolo d'azienda che spesso nascono idee nuove e creative. Come dice Einstein, se fai sempre la stessa cosa non cambi le cose. È anche un segno di intelligenza riconoscere il potere creativo della ribellione, degli emarginati, di quelli che sono in minoranza. Nessuno si diverte, nessuno si diverte a non essere tra i vincenti. Quindi, questo è un messaggio per te, che sei tra coloro che sono in minoranza. Non stare al gioco. Sogna un altro gioco. Sottraiti. Muoviti tra le maglie del sistema. Fluisci lungo vie inaspettate. Vola basso, stai in silenzio. Scompari. Non farti vedere o sentire. E guarda oltre. Non stare al gioco
di creare il mondo guardandolo com'è. Crea un mondo nuovo guardando con occhi nuovi. Guarda oltre. Sottraiti al gioco. Tutto è già oltre, se lo vedi con occhi che colgono il gioco, che colgono l'opportunità. Umiltà, fiducia, silenzio, vuoto. Non stare al gioco. Non reagire, non combattere. Potrebbe essere un'opportunità, no?